Quello che abbiamo visto fino adesso è quello che ci consente di stimare l'incertezza di misura nel caso in cui noi affrontiamo una misura in maniera diretta. Mi spiego meglio. Se devo misurare questa lunghezza, io posso utilizzare un metro e misuro questa lunghezza. Se devo misurare l'area di questo tavolo, esiste un areametro? No. Forse magari esisterebbe pure, ma nella pratica io che faccio? Misuro questa lunghezza, misuro quest'altra lunghezza e faccio poi il prodotto base per altezza per ottenere l'area del rettangolo. Vuol dire che io molto spesso, quando faccio delle misure, non affronto il misurando direttamente, ma affronto il misurando per via indiretta. Che vi posso dire? Come misuro i resistori? Misuro tensione, misuro corrente e tengo presente la legge di Ohm. Quindi V diviso I e calcolo R. Ci stanno alcune grandezze che non posso proprio calcolare in maniera diretta. La resistività di un materiale. La resistività di un materiale si basa sulla relazione R uguale rho L diviso S, è evidente che io non posso fare altro che arrivarci per via indiretta. Allora, il problema che stiamo affrontando, Paolo mi ha detto che vi ha fatto soltanto su questo un leggero accenno, quindi ci ritorniamo facendo finta quasi che non ne abbiate sentito parlare. Il nostro problema è, data una grandezza y funzione di più grandezze, x con 1, x con n, note le incertezze u di x con 1, u di x con 2, u di x con n, che sono quelle che abbiamo calcolato separatamente, ognuna come incertezza composta in maniera A o B a seconda dei casi. Come faccio a calcolare l'incertezza su y? Questo problema va sotto il nome di propagazione delle incertezze nelle misure indirette, cioè date delle grandezze che danno origine ad un misurando, ne conosco le incertezze di misure, come faccio a conoscere l'incertezza di misura della grandezza? Propagazione delle incertezze nelle misure indirette. Vi faccio un esempio, così cerchiamo di capire intuitivamente che cosa ci aspetta. Indirette. La più semplice misura che ci può venire in mente è la misura dell'area di un quadrato, perché questa è una misura indiretta. Misuri il lato e poi la funzione che lega lato ad area è semplicemente la funzione quadrato, cioè da qua ho l'area pari ad L quadro e qua c'ho il lato. Se il lato vale 1, l'area vale 1. Se il lato vale 2, l'area vale 4. Se il lato vale 3, diciamo che ho una curva fatta così. Allora, qual è il mio problema? Dire che ho un'incertezza nella misura del lato vuol dire che questo valore è in realtà un rettangolino. Questo rettangolino mi dà origine ad una incertezza sull'area. Cosa succede? A parità di incertezza sul lato, vedete cosa succede? No, di là che i miei disegni sono sempre un poco...
poiché la curva è una curva che si impenna, un'incertezza sulla misura di lato si traduce in un'incertezza nella misura di area che va crescendo man mano che aumento. Se l'area non avesse avuto una forma del genere, ma avesse un legame del genere, è evidente che in questo caso succedeva proprio il contrario. Vedete, in questa zona dove la curva è piatta, l'incertezza su questa misura si traduce in una piccola incertezza sul risultato. Allora, capisco che dovrà avvenire in qualche modo, sicuramente dovrà... Allora, a te li ho perso, sì. Recupera. Allora ragazzi, non mi fate fare la fatica di cercare di capire dall'occhio di qualcuno sbarrato se qualcuno l'ho perso. Se ho perso te, ne ho perso, sicuro se non ho perso uno là in fondo, sicuro l'ho perso, soltanto che là l'occhio spaesato non lo vedo e lui sta là sereno nella sua, diciamo, allora, alcuni concetti, questo in particolare, vi devono essere chiari, perché dobbiamo poi, è una di quelle cose, le misure scopriremo che saranno quasi sempre indirette. È difficile che affrontiamo una misura direttamente sul singolo misurando, vi può capitare ma non avviene spesso. Allora, cosa sto dicendo? Facciamo questo disegno un po' più grande. Immaginiamo che abbiamo un legame fra la x e la y, che è un legame così, lasciamo stare quadrato non quadrato. Allora, dire che la mia misura è caratterizzata da incertezza, ragazzi, scusa, dire che la misura è caratterizzata da incertezza vuol dire che io non ho un punto, ma ho un intervallo di valori, il gesso. Allora, se io prendo questo gesso e salgo con questa incertezza in tutti i punti della scala, vedete che questo discorso si traduce, a seconda del punto dove sto funzionando, in una incertezza sulla y che è variabile al variare del punto in cui sono. Non solo, fissata la curva varia al variare del punto, ma se la curva è diversa cambia completamente il legame. Qual è l'unico caso in cui non c'è variazione al variare del punto di funzionamento? Nel caso in cui una retta. Allora, cos'è che è costante in una retta e che varia nelle altre curve? La derivata, la pendenza. La sensibilità della y rispetto alla x. Il professore Vigo vi ha parlato sicuramente di concetto di sensibilità. La sensibilità sono le variazioni dell'uscita sulle variazioni dell'ingresso. Tanto più la y è sensibile rispetto alla x, vuol dire, quando è che uno è sensibile? Quando affronti una piccola cosa succede un cataclisma. Quindi quando? Dato un piccolo ingresso si ha un effetto enorme. Allora, in un caso in cui la pendenza è più elevata, vuol dire che a fronte di una piccola variazione dell'ingresso ho una forte variazione dell'uscita. In un caso del genere, a fronte di una piccola variazione, di una gran variazione dell'ingresso più significativa, la variazione dell'uscita è più piccola perché la pendenza si abbassa. Allora, questo discorso adesso lo traduciamo in matematica, però che mi aspetto? Mi aspetto che gli effetti di propagazione, ragazzi, un po' più di silenzio, gli effetti di propagazione crescono man mano che cresce la pendenza e dipendono dalla funzione. Quindi non mi devo stupire se alla fine esce una formula, uscirà tra un attimo una formula che tiene dentro la derivata della funzione che lega x a y rispetto alle singole
grandezze. Allora, come arrivo a questa funzione? Abbiamo detto che ho una grandezza y funzione di x con 1, x con 2, x con n. Facciamo di questa grandezza il differenziale totale dy. Dy, se fate il differenziale di questa funzione, è df su dx con 1 per dx con 1 più df dx con 2 di piccolo x con 2 più puntini puntini più df di x con n per di x con n. Allora, perché sto parlando di differenziale? Perché alla fine l'incertezza di misura per me che cos'è? È proprio le piccole variazioni che io ho intorno al mio valore. E siccome immagino sempre di avere, per fortuna, a che fare di incertezze piccole, non incertezze elevate, ecco che parlare non di scostamenti finiti ma di scostamenti infiniti sì, ha un senso. Allora, però, io le incertezze come le ho viste? Le ho viste come radice quadrata di sommatoria di x con i meno x medio al quadrato. Allora ho scostamenti, queste sono proprio i miei dei. Li devo elevare al quadrato, sommare e fare radice quadrata. Allora, che succede se io prendo questi oggetti e li elevo al quadrato? Poi li sommo tra loro e ne faccio la radice quadrata. Allora, quando faccio il quadrato di questo polinomio, ho sicuramente i quadrati. Df dx con 1 al quadrato per dx con 1 al quadrato più puntini puntini df dx con n al quadrato dx con n quadro, più o meno i doppi prodotti. Allora, in questo corso, salvo qualche piccolo accenno che faremo forse in qualche punto, questi doppi prodotti, che saranno tutti dei df dx con i, df dx con j, dx con i, dx con j, questa parte qua la riterremo nulla. Perché la riterremo nulla? Allora, ho detto che prima facciamo i quadrati e poi facciamo le sommatorie su n misure. Facciamo le somme di queste cose. Allora, se io sommo scostamenti al quadrato, ottengo tanti scostamenti sommati. Cosa succede se io sommo scostamenti di x rispetto a, di una grandezza rispetto alla media e dell'altra grandezza rispetto alla media? Somma di scostamenti rispetto alla media, non tra loro, non elevati al quadrato. Come abbiamo definito la media? Che succede se io faccio la somma di x con i meno x medio? Quanto vale, date n misure, la somma di x con i meno x medio? Vale 0. La media è proprio quell'oggetto che è tale che si piazza al centro dei vari scostamenti. Cioè, la mia definizione di media è proprio quella che azzera gli scostamenti. Se qua andate a mettere la definizione di media vi trovate. Tant'è vero che io, siccome non voglio che si azzerino, li elevo al quadrato. Vi ricordate il trucco per evitare che gli scostamenti positivi e negativi si compensino?
Allora, in questo caso, viceversa, siccome non ho i quadrati, questi termini, quando vado a sommarli, si cancellano se, segnatevi solo nella mente, ripeto, non ci ritorneremo se non nei corsi di laurea magistrale, questo termine è nullo se le grandezze x con i, x con j sono tra loro scorrelate, cioè se le mie misure che faccio sono tra loro senza nessun legame. Se sono senza nessun legame, allora la somma di una di queste rispetto alla sua media diventa 0 e quindi si annulla il doppio problema. Vuol dire che restano solo questi termini. Devo fare la radice quadrata. Cos'è quella formula? Radice quadrata di somma, vabbè, ho diviso ovviamente per n. Radice quadrata di somma di scostamenti al quadrato diviso n è incertezza di y. Radice quadrata, incertezza di x con 1 al quadrato più incertezza di x con 2 al quadrato, scusate, df dx con 1 al quadrato, incertezza di x con 1 al quadrato più df di x con 2 al quadrato, incertezza di x con 2 al quadrato. Ho scritto in maniera più compatta. Questa è la legge di propagazione delle incertezze nelle misure indirette, dove vi compare proprio la derivata come ci era apparso naturale quando abbiamo visto quegli esempi sulle curve. Vedete, ritorna ancora la radice quadrata della somma dei quadrati, come era capitata tra A e B, soltanto che ho delle funzioni peso, che sono le derivate. Una grandezza pesa di più o di meno a seconda se la sua derivata sia maggiore o minore. Allora, fortunatamente, nella pratica applicativa non capita di avere a che fare con funzioni molto strane che legano una y a delle x. Cioè, alla fine, quali sono le funzioni che più ci si trova a dover gestire? Somma, differenza, prodotto, rapporto. Cioè, abbiamo detto, la resistenza è pari a V diviso I, l'area X con 1 per X con 2, base per altezza, cioè prodotti, somme. Immaginiamo che io voglio misurare questo lato di questo tavolo e lo misuro misurando più volte con la stessa mano. Oppure un resistore serie R tot che è pari a R1 più R2, un peso netto, come misuro i pesi netti? E i pesi netti generalmente li misuro come pesi lordi meno tara. Cioè, alla fine,
abbiamo tirato fuori questa legge generale, ma poi nella pratica, poiché le operazioni che ci capita di avere a che fare sono in generale le quattro che vi ho detto, pur nella piena fiducia della vostra capacità di fare derivate, vale la pena farle una prima volta insieme, vedere se vengono delle formule facili da ricordare, buttare a mare le derivate e ricordarsi le formule. Ok? Quindi questa indicazione generale vi deve restare, nel senso che se poi vi trovo un legame tipo seno e coseno, poi devo fare la derivata, cioè nel senso, se non è una delle operazioni che in qualche modo un legame tipo logaritmico, un legame tipo, cioè non è che stiamo pensando a derivate raffinate, però affrontiamo le situazioni più tipiche in maniera tale da avere delle formulette semplici da ricordare. Poi le userete talmente tante volte nell'ambito di questo corso che alla fine ci dimenticheremo pure che c'era la derivata da sotto. Allora, y uguale x con 1 più x con 2. Una grandezza che ho misurato in maniera indiretta tramite due misure. Io ho detto la serie di due resistori. La serie di due resistori, io conosco il valore di un resistore, conosco il valore del secondo resistore e ne faccio il valore somma. Allora, quanto vale la derivata di y rispetto a x con 1? Vale 1. Allora, incertezza di y uguale radice quadrata. La derivata rispetto a x con 1 vale 1 per l'incertezza di x con 1, più la derivata di f rispetto a x con 2 vale ancora 1 per u quadro di x con 2. Allora, come vediamo, la somma ci siamo abbastanza tranquillizzati, nel senso che viene fuori la radice quadrata e la somma dei quadrati. Quindi, diciamo, una formula abbastanza facile da ricordarsi. Differenza. Y uguale x con 1 meno x con 2. Io ho fatto l'esempio del peso lordo e della tara. Radice quadrata. La derivata rispetto a x con 1 vale ancora 1, u quadro di x con 1, più, notate, quello deriva da un quadrato di un binomio, quindi quadrati sono tutti termini che si sommano. D'altra parte, ragazzi, potete mai pensare che faccio una misura indiretta e l'incertezza finale è più piccola delle incertezze da cui parto? Il meglio che posso ottenere è che il risultato sia uguale con la più grande delle incertezze da cui partivo. Sono tutti termini che si sommano. Allora faccio la derivata rispetto a x con 2. La derivata rispetto a x con 2 vale meno 1, ma i coefficienti peso sono comunque elevati al quadrato. Me lo segno qua così ve lo tenete come traccia, meno 1 al quadrato. U quadro di x con 2. Questo equivale a dire che è radice quadrata di u quadro di x con 1 più u quadro di x con 2. Quindi somma e differenza finiscono nello stesso modo. Ok? Se ho una misura indiretta per somma o per differenza, l'incertezza complessiva è pari alla radice quadrata della somma dei quadrati delle incertezze, dei singoli addendi o la sottrazione, chissà come si chiama, non sono addendi. Lasciamo stare. Allora, sulla differenza però vi devo sottolineare un piccolo aspetto. Per farlo dobbiamo introdurre una grandezza che a rigore, per un motivo che io non
condivido poi pienamente. La guida ISO non parla di incertezze relative. Che cos'è l'incertezza relativa? Vabbè, l'incertezza relativa è definita come il rapporto fra l'incertezza e la grandezza. Quindi, l'incertezza relativa su x è u di x diviso x. Allora, innanzitutto diamogli un nome, cioè vediamo di metterci d'accordo in che modo andarla a rappresentare. Non esiste su questo una norma, ripeto, non è prevista nella norma, quindi non c'è una metodologia internazionalmente riconosciuta, però moltissimi utilizzano un puntino sopra. Quindi non è un'invenzione di Giovanni Betti, è un'invenzione di un po' di persone, per cui state solo attenti che non è che fin quando parlavo di U con C, U grande, U estesa, K, stiamo parlando di normativa internazionale, qui non è un dato di normativa. Allora, incertezza relativa. Nella pratica applicativa è molto comodo spesso parlare di incertezza relativa. Quando voi sentite dire quello c'è una misura fatta con una precisione dell'1%, dell'1 per mille, fatta perché se io vi dico ho un'incertezza di un grado, una cosa è un'incertezza di un grado su una misura di 5 gradi, una cosa è un'incertezza di un grado su una misura di 1000 gradi. Allora, qualche volta ingegneristicamente dire che l'incertezza è 1 su 1000 o 1 su 5 ha senso, è importante averla come informazione per capire se sto sbagliando di molto o di poco. Cioè, il valore assoluto dell'incertezza, cioè l'incertezza, noi l'abbiamo sempre fornita senza nessun aggettivo vicino. È ovvio che se io parlo di incertezza relativa, questa incertezza, dove non dico relativa, è una incertezza assoluta, per contrapporla alla relativa, ma poiché la norma non inventa la relativa, io quando non dico niente parlo di incertezze, punto. Vi faccio notare che l'incertezza ha la stessa unità di misura del misurando. Anzi, quando faremo degli esercizi vi inviterò sempre a scrivere il valore dell'unità di misura, proprio per ricordarvi che l'incertezza ha un'unità di misura. L'incertezza relativa è volt su volt, gradi su gradi, ohm su ohm, è un numero. Allora, vediamo quanto vale l'incertezza relativa nei due casi. Qui la U punto con Y è radice quadrata di U quadro X con 1 più U quadro X con 2 diviso x con 1 più x con 2, vabbè, sta qua, non ci viene niente di importante da sottolineare. La u punto, nel caso della differenza, viceversa, richiede un attimo di riflessione. Perché richiede un attimo di riflessione? Ho diviso per y, quindi questa diventa incertezza relativa, qua dividendo per y ottengo x con 1 più x con 2, qua x con 1 meno x con 2. Perché questa relazione mi fa un attimo riflettere? Ho un numeratore che è una radice quadrata di somma dei quadrati, quindi un numero sempre positivo. Ho un denominatore che è una differenza. Cosa succede se x con 1 e x con 2 sono molto vicini tra di loro? Che questo termine tende all'infinito per x con 1 prossimo a x con 2. Questa è una delle... allora, in tutti i corsi universitari che fate ci stanno tante parole che vi vengono dette, alcune le potete poi rimuovere appena fatto l'esame, altre è bene che ve le teniate
diciamo, perché in futuro possono poi servire. Ecco, questo è uno dei take home message importanti di un corso di misure. Non si fanno misure per differenza fra due cose molto vicine tra di loro, perché le incertezze finali sono infinite. Se voi volete pesare un neonato, non è che voglio fare la pubblicità alla bilancina della Chicco, ma se pensate di pesarla salendo sulla bilancia col neonato in braccio, poi scendete, lasciate il neonato e vi pesate voi e fate la differenza fra voi col neonato e voi senza il neonato, voi dei numeri li ottenete, perché i numeri si ottengono. Ma se vi fate i conti dell'incertezza di misura connessa a questa operazione, l'incertezza di misura viene elevatissima, anche se usate una buona bilancia. Poi, ripeto, queste cose facendo gli esercizi vi faccio vedere come vengono dei numeri. Fate incertezze del 100%, 200%. Questa è una regola generale, nel senso, noi siamo tecnologicamente molto bravi anche a misurare cose piccole. Se voi dovete misurare microvolt, millesimi di grado, microampere, sono cose che con la nostra tecnologia facciamo benissimo. Non sappiamo fare misure di piccole differenze fra grandezze, ok? Quindi meglio misurare il microvolt che misurare il microvolt come differenza fra due misure di volt. Meglio misurare il millesimo di grado piuttosto che misurare il millesimo di grado come differenza fra misure di gradi, perché le incertezze che faccio sono infinite. Prodotto il rapporto, mandiamo in alto somma e differenza e ci andiamo a fare il prodotto e il rapporto. La formula generale ce la ricordiamo, non la utilizzeremo praticamente mai, ma deve restare dovete ricordare che alla fine, se non vi ricordate le formule semplici, non è che le derivate che abbiamo fatto sono derivate trascendentali, abbiamo fatto la derivata da solo e della differenza. Allora, prodotto e rapporto. Y uguale x con 1 per x con 2. Allora, ud x uguale radice quadrata. Allora, la derivata di x con 1, la derivata di y rispetto a x con 1 quanto fa? X con 2 al quadrato, perché la derivata è sempre presa al quadrato, per l'incertezza di x con 1 al quadrato, più la derivata rispetto a x con 2 fa x con 1 al quadrato per un quadro di x con 2. Vabbè, tutto sommato è meno carina di quella di sopra, però si ricorda, non è che... Vediamo se l'incertezza relativa è più comoda da ricordare. Devo dividere tutto quanto per x con 1 per x con 2. Se porto sotto radice, vuol dire che divido tutto per... Allora, riscriviamo il numeratore. Divido tutto per x con 1 per x con 2 al quadrato. Perché ho diviso per y, poi l'ho portato sotto radice, viene il quadrato. Allora, se questo denominatore lo dividiamo per entrambi gli addendi, vediamo che la formula si semplifica. Nel senso, quando divido questo primo termine per questo prodotto, si semplificano x con 2 al quadrato, x con 2 al quadrato, resta un quadro di x con 1 quadro su x con 1 quadro, che cos'è? È l'incertezza relativa su x con 1. Quando divido questo termine per x con... semplifico x con 1 quadro con x con 1 quadro, resta x con 2 quadro,
incertezza relativa quadra su x con 2. Oh, e questa è molto più carina, perché questa è identica a quella di sopra, solo che non riguarda più le incertezze assolute, ma riguarda le incertezze relative. Quindi sempre radice quadrata della somma dei quadrati, sempre coefficienti di peso unitari, però lavoro sulle relative e non sulle assolute. Questo risultato mettiamocelo qua sotto, così abbiamo lo spazio per fare... Così abbiamo lo spazio per fare il rapporto. Y uguale x con 1 diviso x con 2. Signori, troppo rumore di fondo. O viene male la registrazione. Allora, u di y radice quadrata di... derivata rispetto a x con 1 è 1 su x con 2 al quadrato per u quadro di x con 1 più la derivata rispetto a x con 2 viene meno x con 1 su x con 2 quadro al quadrato u quadro di x con 2. Ragazzi, controllatemi sulle derivate che siete più bravi voi, io so dove si arriva, però. Allora, cosa succede quando, vabbè, questa scriviamola un po' meglio, ma giusto, vabbè, è quella che è. Non particolarmente mnemonica. Andiamo sulle relative. Ricopiamo l'assoluta. Tanto avete già capito dove finiamo. Cosa succede quando vado a dividere per il misurando per la y elevata al quadrato? Succede che x con 2, scusate, qua mi sono perso un quadrato, controllare. Questo quadrato su questo quadrato se ne va, resta solo x con 1 quadro, quindi ancora una volta u punto quadro di x con 1 più... e qua l'x quadro e 2 di questi 4 si semplificano, resta x con 2 quadro che diviso u quadro di x con 2. Ragazzi, io metto volutamente una serie di errori in queste formule e voi non ve ne accorgete. Allora, ok. Allora, ricapitolando, l'incertezza quando il legame fra la y e la x è un legame di somma o di differenza, l'incertezza è pari alla radice quadrata della somma dei quadrati delle incertezze. Quando il legame è di tipo prodotto-rapporto, il legame facile da memorizzare è quello che riguarda le incertezze relative, perché l'incertezza relativa della y è pari alla radice quadrata della somma dei quadrati delle incertezze relative sulle singole grandezze. Vi anticipo, ripeto, poi lo vediamo con qualche esercizio, che il fatto di
puntare l'attenzione sulle formule facili non è solo perché così fate meno fatica voi, perché uno di voi può dire: ma io questa me la ricordo, questa a me piace tantissimo, me la ricordo benissimo. No, ognuno ha la mente che funziona in maniera libera e autonoma. Dice: ma a me questa non mi crea proprio nessun problema, anzi io non me la ricordo, io me la segno sulla mano piuttosto che sopra il quaderno. Perché tutta questa attenzione, dobbiamo introdurre l'incertezza relativa e tutte queste cose qua? È importante, dal mio punto di vista, perché parliamo di somma e differenza. Su somma e differenza si vede che quando ho più grandezze che si sommano, più grandezze che si sottraggono, valgono per le incertezze le stesse considerazioni che abbiamo fatto quando parlavamo di incertezze tipo A e di tipo B. Ovvero, se ho uno dei misurandi che è stato misurato con una precisione 4-5 volte migliore dell'altra, l'incertezza di questa seconda misura è trascurabile. Allora, se io ho delle misure, somma di resistori, una misura è fatta all'1%, una misura è fatta all'1 per 1000, vado a farmi i conti, in un caso ho un'incertezza di 5 ohm, in un caso ho un'incertezza di 0,1 ohm, quella di 0,1 ohm ha senso che la vada a mettere in tale formula? No. Ma non è tanto mettere nella formula, dice: ah, forse potevo, anziché comprare quella da 0,1 ohm, comprare una da 0,5 ohm, la pagavo di meno, una da 1 ohm di incertezza, perché tanto sommata, cioè questa purtroppo è un'incertezza da 5 ohm e non ci posso fare niente. Allora, questa, l'incertezza di questo componente mangia tutte le incertezze degli altri, quindi qui posso risparmiare. Analogamente posso fare dei ragionamenti del genere sulle misure per differenza. Faccio una misura per rapporto tensione-corrente. Allora io vi dico: da una parte ho un'incertezza di 10 volt, poi ho un'incertezza di 0,1 ampere. Non hanno la stessa unità di misura. Non posso capire chi di loro vale di più e quale vale di meno. Non riesco a fare ragionamenti sulle incertezze perché hanno delle unità di misura diverse. Allora, immaginiamo che viceversa ti dico anche che la V vale 1000 volt e la corrente vale 1 ampere. Quanto valgono le incertezze relative? Allora, l'incertezza relativa su V vale 10 diviso 1000, vale 0,01, stop, numeri. L'incertezza relativa su I vale 0,1 diviso 1, vale 0,1. Quale di queste due misure è quella che peserà di più nella misura della resistenza che ho misurato tramite queste due misure? Quella di corrente, perché quella di tensione non mi pesa, è 10 volte più precisa. Vedete, io a occhio, 10 volte, forse 10 volte vale di più di, 0,1 ampere, cioè non mi posso far, non posso confrontare mele con pere, non posso confrontare grandezze che hanno unità di misura diverse, ok? Quindi, nei legami prodotto-rapporto, perché ovviamente quando ho somma e differenza, le x con i sono della stessa natura, perché se no non le potrei sommare. Posso sommare lunghezze, posso sommare masse, posso sommare resistenze, correnti, tensioni, non temperature, ma quello è un altro problema.
è la natura della temperatura, che è una grandezza estensiva, non è una grandezza che non è soggetta alla somma, 50 gradi più 20 gradi non sono 70 gradi, ma è un altro problema, quindi non confondiamo. Somma e differenza sono fra grandezze omogenee, quindi posso fare dei ragionamenti sulle incertezze. Quando ho prodotti e rapporti posso sia avere grandezze omogenee, ma posso spesso avere grandezze disomogenee. I ragionamenti li devo fare sulle incertezze relative, come mi dice la formula, perché qua la formula me lo dice che quando sono incertezze relative effettivamente le sommo tra di loro, quando sono assolute per sommarle tra di loro devo metterci vicino un'altra cosa. Vedete, questa è tensione diviso corrente, questa saranno ohm. Questa è corrente diviso corrente al quadrato, diventa corrente alla quarta, diventa corrente al quadrato, tensione al quadrato, volt quadri diviso ampere quadri, ohm quadri. Quindi queste due giustamente le riesco a sommare perché sono ohm, ma tanto vale vederle come incertezze relative. Vabbè, dai. Mi sembra che le cose che oggi volevo dirvi sono riuscito a dirvele. Lunedì vediamo di fare qualche esercizio numerico in maniera tale da prendere un po' anche di dimestichezza con queste cose. Poi vabbè, qualcuno mi ha, ragazzi, e poi quando si è spenta la lampadina, qualcuno mi ha chiesto, dice, ma poi il programma, che roba c'è nel programma, l'esame, su cosa consiste? Allora, macroscopicamente, questo corso è fatto di tre pezzi: teoria della misura, misure di grandezze elettrico-elettroniche, misure di grandezze meccaniche termofluidodinamiche. Mediamente l'esame sarà fatto di tre domande, una sulla parte teorica, una sulla parte di grandezze, misure meccaniche e termofluidodinamiche, faremo misure di temperatura e misure di dimensionale. Grandezze elettrico-elettroniche faremo multimetri, oscilloscopi e contatori elettronici. Quindi alla fine di queste domande una almeno sarà legata alle esercitazioni pratiche fatte su questi aspetti, e quindi diciamo questo giusto per darvi questa parte, una parte su cui ci stiamo battendo parecchio, perché alla fine è la base. Poi tutte le volte che faremo misure in laboratorio alla fine il risultato sarà un U, è un'incertezza di misura. Allora, o questo calcolo, queste considerazioni sulle incertezze di misura le abbiamo chiare, oppure noi sì, sappiamo, siamo bravissimi con il multimetro, siamo bravissimi con l'oscilloscopo, siamo bravissimi con le termocoppie, siamo bravissimi con i calibri, però poi alla fine siamo in grado di tirar fuori X, ma non siamo in grado di tirar fuori U di X. Ok? Va bene.